Burda Style agosto 2023. Hai voglia di sfogliare con me e personalizzare il tuo guardaroba fai da te? All'interno di questo numero troveremo tanti spunti creativi e sartoriali per andare a personalizzare gonne, giacche, abiti e magliette. Pertanto, se hai voglia di condividere e assaporare con me il mondo dei cartamodelli, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o benvenute nel mio canale. Oggi vediamo assieme lo sfoglio del Burda di agosto 2023. Ciao, io sono Sara Poiese, content creator, e nei miei canali social si parla di cucito, soprattutto cucito sartoriale. Se l'argomento ti interessa, continua a guardare questo video, ma ora torniamo a noi. Lo sfoglio del Burda è sempre un momento molto atteso dalle mie cuci amiche e dai miei cuci amici. Entriamo nel vivissimo di questo sfoglio partendo infatti dalla cover, copertina Burda Agosto che vede questa interessante gonna a pieghe. Infatti il servizio inizia proprio con la gonna 102. La gonna 102 si presta a poliedriche varianti. Possiamo lavorarla in tessuto molto elegante, per esempio uno taffetà, un jacquard, e possiamo pertanto realizzarla lunga, anche un bel taffetà o un rasone lucido da sposa, e trasformarla nella perfetta gonna lunga da cerimonia. Le sue tasche invisibili sui fianchi ci permettono di conferire a questa gonna comodità e praticità. Il cartamodello è semplice da realizzare ed è caratterizzato da una cerniera zip invisibile nel centro dietro. Possiamo andare a creare un cinturino più alto o più basso in base a come piace a noi. E possiamo andare ad aggiungere un cinturino magari metallico per andare a conferire brillantezza al progetto. Pensala, lunga, in rasone di seta blu elettrico, sarà perfetta per una cerimonia abbinata magari ad una canotta di seta. La realizzazione invece in tessuti come il cotone ma pesante o la seta lavata pesante o ancora il linone grezzo possono invece conferire alla gonna un look più geometrico, più sostenuto. Perché? Perché le pieghe su un tessuto più pesante acquisiscono un volume più importante. La giacca 114 tienila lì perché la potrai realizzare in tantissime varianti. Infatti è la base di uno dei tanti opzionabili modelli Chanel. Perché? Perché una giacca dalla linea diritta, ha una pence seno orizzontale, ha un girocollo, puoi aggiungere o meno il colletto ed ha una linea piuttosto semplice e lineare. Preciso che è una delle tante varianti possibili delle giacche Chanel, perché la giacca Chanel poi potrebbe avere anche una pence verticale oppure un taglio princess, ma di base la giacca Chanel è una giacca dal taglio abbastanza diritto, semplice a girocollo. Interessante in questo caso il fatto che tu possa scegliere la lista bottonatura, cioè puoi tenerla nascosta con dei bottoni a pressione, puoi tenerla nascosta con dei bottoni corredati di asole, puoi fare una lista bottonatura a vista classica, puoi mettere il colletto o rimuoverlo, puoi mettere le tasche applicate o perché no delle tasche invisibili sul fianco e puoi dunque trasformare questo stampo di base in una bella giacca passepartout per tutte le stagioni. Se poi vuoi togliere le maniche la trasformi in un bel gilet, perfetto magari per andare a camminare nel cambio stagione quando hai bisogno semplicemente di proteggerti un pochino la schiena e la pancia. Interessante poi da ragionare tutto l'approfondimento dedicato al mondo delle tasche che puoi trovare ovviamente in Sara Poiese Academy nella sezione dei corsi dedicati all'ABC del cucito. Qui infatti all'interno dei corsi di ABC del cucito che potrai vedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e potrai rivederli tutte le volte che vorrai, potrai andare semplicemente a scrivere tasche e ti compariranno i due corsi dedicati alle tasche o ancora potrai scrivere la parola abbottonatura e ti comparirà il corso dedicato alle liste abbottonature, perfetto per delle giacche ma anche per delle camicie e ancora potrai scoprire il fantastico mondo delle scollature con ben 3 corsi dedicati alle scollature che vedrai saranno molto utili all'interno
di questo sfoglio del Burda. Infatti il modello successivo include proprio una lavorazione di una scollatura. La shirt 117 ha un profilo ben lavorato con il tessuto in modo tale che non si veda il margine del tessuto. Ebbene, puoi personalizzare questo progetto con tante tipologie di scollature diverse per andare a mantenere sempre lo stesso stampo di base ma cambiare la stoffa, lo scollo, la rifinitura del girocollo. Puoi realizzare la shirt 117 con la manica o senza manica e per trasformarla in una canotta oppure in una piacevole shirt. Ti consiglio di utilizzare tessuti molto leggeri ma coprenti in modo tale da non dover foderare il tuo progetto. È molto ampio, morbido, perfetto proprio per la stagione più calda. Il mini abito 128 è in realtà una base di versione di carta modello di progetto di scollo a polo. Mi spiego meglio. Questa scollatura davanti ha una scollatura con cerniera zip. Abbiamo imparato all'interno di scollature volume 3 come andare a personalizzare questo scollo con cerniera. L'abbiamo visto anche in scollature 2, se non ricordo male. Lo scollo con cerniera può essere poi personalizzato con scolli a polo, che trovi in tutti i corsi, ma anche con lavorazioni di scollature molto più raffinate, come per esempio uno scollo a polo e un profilo già bordato di un girocollo. Ebbene, come ti dicevo, scollature 1, 2 e 3 sono veramente molto molto utili. Come fai a cercarli, trovarli? Li trovi linkati qui sotto in info box, perché trovi il link di i miei corsi online, oppure semplicemente vai in Sara Poiese Academy e trovi la sezione dei corsi, sia nel catalogo corsi completo ma anche nei cataloghi di ABC del cucito trovi i corsi di scollature. Ti basta scrivere la parola scollature e ti compaiono già tutti i corsi dedicati. Questo mini abito lo puoi modificare in che modo? Lo puoi trasformare in una maglietta e dunque avere la variante corta, lo puoi fare con o senza maniche, puoi sostituire alla cerniera zip frontale uno scollo a goccia oppure una abbottonatura a polo e dunque capisci bene che questo è uno stampo di base per andare poi a creare delle personalizzazioni successive. Il gilet lungo, anche questo, può essere oggetto di personalizzazione. Perché? Perché se lo realizzi in un tessuto idrorepellente diventa un perfetto trench per il cambio stagione e per le prime piogge. Ma se tu lo accorci, per esempio, a questa lunghezza, diventa magari anche un trench più easy da indossare. Al tempo stesso, se vuoi rimuovere la lavorazione di questa bordura aggiuntiva, di questa paramontura aggiuntiva, ottiene una sorta di gilet più semplice nella sua confezione. O ancora puoi pensare di personalizzarlo con queste tipologie di tasche come indicate in rivista o con delle tasche applicate. Dunque anche qui mantieni la base dello stampo per creare un gilet di tuo gradimento. La camicia 110, non farti ingannare da questo blocco azzurro grande che potrebbe un attimino, insomma, sfalsarne la visione. La camicia 110 è un passepartout perché ha un taglio estremamente lineare dietro, quindi perfetto per una camicia di lino o di mussola, e ha semplicemente due pence a seno orizzontali. Credimi, se togli questo effetto camicia a riga e tasca sariana gigante, è veramente uno stampo poliedrico da utilizzarsi in cotone, rasatello di cotone, seta, chiffon, viscosa, in rayon, in tutti i tessuti che ti permettono di andare a creare una camicia dalla linea pulita, come proprio insomma piace a tutti noi, da tenere nell'armadio ogni qualvolta serve indossare una camicia magari con una gonna o un pantalone elegante, ma anche perché no con un semplice jeans. Anche questa camicia la puoi personalizzare nel colletto, ragionaci, puoi tenere il colletto standard come magari io ti insegno in Sara Poiese Academy all'interno dei corsi dedicati alle camicie, e quindi ti basterà scrivere camicia. Attenta, nel catalogo dei corsi completo ti basterà, eccolo qui, andare a scrivere la parola camicia e ti compariranno tutti i corsi dedicati a come lavorare le camicie con collo, senza collo,
con colletti particolari, ma anche potrai andare a personalizzare questa camicia con delle scelte tessili di tuo gradimento. La camicia viene proposta nel servizio assieme alla gonna che è piuttosto asimmetrica, o meglio, è una gonna che puoi lavorare con un tessuto a righe o con un tessuto a quadri o comunque insomma con un tessuto a trama geometrica e grazie ai suoi tagli laterali queste righe assumono una geometria di impatto. La gonna in realtà è molto semplice ed è molto fresca per la stagione estiva, attenzione perché consumi tantissima stoffa, però è un progetto che si presta a gonne a questa lunghezza, pertanto medio lunghe, proprio per la sua freschezza e il suo movimento scenico. Ecco che torna in realtà la versione della shirt che da mini abito diventa maglietta e che come vedi qui può essere corredata dal colletto, dalla scollatura a polo e in questo caso da una manica lunga con polsino. A me piace tanto questo effetto polo, lo trovo classico, senza tempo, elegante ma anche sportivo. Pertanto ti suggerisco di prendere a spunto questa shirt 127 anche perché ha una linea estremamente diritta e semplice. Per le amanti dell'abito a tubino, questo abito 122 è davvero un capo molto bon ton. Perché? Perché si caratterizza da un taglio nel punto vita, una gonna semplice appena svasata con in realtà due pence davanti e due dietro. E tu dirai, ma no, non sono due pence, Sara, ti sbagli. Guarda che nella gonna davanti ci sono tre righettine di qua e una sola righetta qui. Ebbene, si chiama manipolazione delle pence. Nella gonna da questo lato hai una sola pence qui. Hanno trasformato la singola pence in tre micro pieghette per dare un movimento alla gonna stessa. Ma fatti furba, se non vuoi avere quelle tre pieghette, prendi il cartamodello della gonna dal fianco con la pence fino al centro davanti, lo duplichi e dall'altra parte non avrai queste tre pieghette, ma avrai di nuovo la stessa pence di sinistra, come avviene per la gonna dietro. Lo stampo del centro dietro è a metà, lo duplichi e ottieni l'altra metà. Interessante approfondimento, vero? Trovi tanti altri spunti creativi dedicati alla modellistica delle gonne, sempre in Sara Poiese Academy. Infatti, scrivendo la parola gonna, puoi trovare tanti corsi dedicati alla confezione dell'abito a tubino, della gonna a ruota, ma anche dedicati alla modellistica. Modellistica gonna 1, 2 e 3 ti insegnano proprio questi passaggi, cioè ti insegnano a modificare le pence delle gonne, gli spostamenti per creare la personalizzazione del modello come tu desideri. Torna il comune denominatore dello scollo a polo con l'abito 120 perché ti propone lo scollo a polo davanti, il colletto e questa lavorazione di gonna un pochino a punta. Deve piacere, a me personalmente non piace ma perché è troppo destrutturato e troppo morbido, ma in realtà questo modello ha del potenziale se lavorato in tessuti leggeri ma anche perché no in crepe di lana, perché comunque il crepe è un tessuto che per quanto possa essere magari più caldo come la lana o più estivo come un semplice crepe quattro stagioni è un tessuto particolarmente malleabile. La rivista prosegue con il modello dei pantaloni 107, interessanti perché sono pantaloni con l'elastico in vita molto semplice, i quali puoi tenere o togliere le tasche e quindi ottenere magari un pantalone dalla linea larga, comoda, da realizzarsi magari perché no in viscosa. Non mi fanno impazzire, però sono dei pantaloni semplici da realizzare. Mentre la shirt 119 in realtà l'abbiamo già vista in passato con una piccola variante sul loro cartamodello. L'abbiamo già vista in passato perché io l'ho già realizzata in felpa verde militare un paio di anni fa e la trovi nei miei vecchi post di Instagram. Scorri il feed della mia gallery di Instagram, mi trovi come Sara Poiese. E è caratterizzata da questo scollo particolare con questo collo a cascata. È interessante, è originale, è perfetta se vuoi avere un sostegno geometrico nel tuo corpino. Mentre, e anche questo è un progetto che in realtà io ho già cucito in passato, il tubino 124 altro non è che una variante con il taglio obliquo qui e il taglio obliquo qui di una semplice t-shirt dritta che Burda ha già proposto anni addietro. Perché?
perché torna sul mio blog e torna anche sul mio canale YouTube, è perché troverai un tutorial dedicato alla t-shirt da lavorarsi proprio con questo profilo, questo bordo fondamentalmente dedicato nella parte superiore. Infatti questa t-shirt io adesso la sto cercando sul blog perché mi ricordo che avevo proprio pubblicato un tutorial su come lavorare questo piping di questa tipologia di t-shirt. E poi nel mentre mi verrà in mente perché aveva proprio il profilo nella parte del, eccola qui, nella parte del girocollo superiore. Infatti, se tu cerchi nel mio blog cucire t-shirt in jersey con profilo nel girocollo, lo trovi sia nel blog sia nel canale YouTube, trovi proprio questa t-shirt con questa lavorazione superiore. Non ti assomiglia a questo progetto con lo stesso bordo? Ebbene, se vuoi imparare a cucirlo, hai già un tutorial presente sul mio blog e sul mio canale YouTube. Proseguiamo poi lo sfoglio della rivista con il modello abito 129. Deve piacere, devi anche poterlo contestualizzare. È un abito taglio princess dalla linea molto svasata. Bello magari se lo realizzi in un tessuto, ecco, magari un po' meno floreale di questo, ma semplicemente in un tessuto a tinta unita. Molto bello qui lo scollo quadrato, lo apprezzo davvero tantissimo. E il taglio princess che ragionevolmente sta bene a tutte. Ecco, per renderlo magari un po' meno romantico, se vuoi, puoi togliere queste maniche così tanto arricciate e sostituirle magari con una manica liscia, semplice. Però è veramente un capo molto interessante. Qui abbiamo la panoramica di tutti i modelli che ci aiutano a capire come andare a confezionare il nostro guardaroba e la rivista prosegue con il servizio dedicato allo stile evergreen, questo stile per sempre, giacche Chanel, cappi a girocollo. Vedi come una giacca a girocollo si può trasformare con tanti tessuti diversi ed essere sempre un capo di tendenza. Tornano i pantaloni che avevamo visto prima con l'elastico, in questo caso magari in una versione tipo seta. Sono pantaloni ampi, belli anche da lavorarsi in stoffe a trama geometrica, hanno questo elastico in vita che tu puoi comunque camuffare mettendoci sopra una cintura. Attenzione però quando metti la cintura a ricordarti di inserire anche dei passanti a lato in modo tale da fissare i passanti e permettere alla cintura di restare in forma nascondendo l'elastico. Viene presentato anche un blazer, il 104, che apprezzo per la sua linea semplice e credo proprio che presto o tardi questo sarà un blazer che io andrò a realizzare. Perché? Perché ha un collo piuttosto asciutto, piuttosto semplice, piuttosto piccolino come collo di blazer, non ha quei colli importanti delle giacche. Ha solo un monobottone, ha una pence verticale davanti, una pence verticale dietro, e la lavorazione della manica è una manica piuttosto asciutta e pulita. Mi piace davvero tanto, da realizzarsi davvero in misto cotone ma anche in qualunque altra tipologia di tessuto a stampa o tinta unita. Secondo me questo stampo di giacca è davvero uno stampo di giacca passepartout. Torna la gonna che avevamo visto prima in versione lunga. Ecco, se vuoi fare la gonna corta, falla magari sopra il ginocchio con dei tessuti così molto colorati in stile barocco per osare, per conferire proprio a questa gonna, che in realtà è semplicissima perché è una gonna con le pieghe, un look grintoso. Ricordati che puoi sempre inserire le tasche invisibili sul fianco e personalizzare il cinturino. Il mini abito 101, dobbiamo potercelo permettere, però è un cartamodello sempre interessante. Perché? Perché nasce con un taglio princess e ha questo bello scollo quadrato. Ecco, magari mi permetterei di suggerirti di tagliarlo come cartamodello al punto vita, sia davanti che dietro, per permetterti in realtà di tenere lo stampo del corpetto e magari la gonna, piuttosto che fare questa minigonna, magari attaccarci una gonna leggermente svasata che arrivi fino al ginocchio e che grazie al taglio nel punto vita davanti, nel punto vita dietro, si trasformi in un cartamodello un pochino più classico. Ma come vedi, io ti sto facendo lavorare sempre sullo stesso stampo. Se ci pensi, in realtà potresti prendere questo corpino sopra, tagliarlo e attaccarci sotto questa gonna per trasformare un corpino taglio princess abbinato ad una gonna con i piedoni e i piegoni e ottenere così un bell'abito più elegante.
Lo chemisier 108, questo è un modello che io vorrò realizzarmi. Io amo lo chemisier, se mi segui da anni sai che lo chemisier e la camicia per me sono dei punti deboli amati nel mio guardaroba. Perché mi piace? Perché dietro è arricciato, quindi vuol dire che ha una vestibilità un po' morbida, perché lo posso fare in seta, perché lo posso fare in lino, perché lo posso fare in lyocell, perché lo posso fare in cupro. Mi piace perché davanti ho una lista bottonatura piccola, composta. Mi piace perché ha una sorta di colletto a fascetta, colletto a coreana. Mi piace perché ha il punto vita tagliato, ma poi mette una piccola balza e posso scendere con la lunghezza che io desidero o comunque con la tipologia di gonna che desidero. Posso anche montare una gonna a un quarto di ruota, metterci semplicemente la cerniera zip, eventualmente se la volessi fare con meno arricciatura, oppure perché no, tenere una bella gonna a un quarto di ruota con l'arricciatura in punto vita e poter dunque entrare grazie alla lista a bottonatura e al fatto che la mia arricciatura in vita mi permette di passarci o di testa o di fianco. La camicia 109, altro non è che la stessa camicia a righe che avevi visto prima con i tasconi blu applicati, semplicemente cambiando il tessuto e allungata nell'orlo. Interessante perché se magari la realizzi in lino, la puoi indossare con un bel pantalone di lino sotto una canotta dal taglio lineare e trasformare dunque un semplice pantalone con camicia in un completo di pantalone di lino bello ampio, canotta sotto, camicia lunga sopra e ottenere così veramente un bel look. Ed eccoci arrivati alla parte che amo di questa rivista e che mi ha emozionato sin da subito, il servizio dedicato al look in stile Chanel. Torna in realtà la stessa giacca che abbiamo visto prima, blu, con il colletto che dicevo che poteva essere uno spolverino. Eccola qui perché la pence è sempre orizzontale, montiamo due taschine diverse, una più piccola e una più grande, abbiamo il progetto a girocollo, applichiamo delle passamanerie e abbiamo una perfetta giacca Chanel. La puoi fare foderata, la puoi fare sfoderata, preparati perché in Sara Poiese Academy questa giacca Chanel è uno dei corsi che usciranno e che sono appunto previsti nel calendario. Può essere coordinata o comunque affiancata se magari non ti piace il progetto del girocollo, ma preferisci l'effetto doppio petto, comunque con il modello 111, che è vero che è un abito in questo caso, però come ti dicevo, possiamo trasformare un abito in una giacca e una giacca in un abito, a seconda della necessità. Mi spiego meglio, il tessuto Chanel ben si presta a queste lavorazioni perché può essere interpretato come una semplice giacchina, come una giacca più lunga da indossare sopra magari una t-shirt e un jeans, o anche perché no, come un abito intero, in stile Kate Middleton ogni qualvolta indossa un abito che è anche un cappottino. Il bello di questi progetti secondo me è che vanno fatti interamente foderati, che vanno realizzati con questi tessuti che sono dei tessuti sempre alla moda. Tra 50 anni questa giacca ce l'avrai ancora nell'armadio e sarà ancora perfettamente alla moda. Il tutto può essere combinato, cambiando ovviamente la lunghezza, con delle gonne. Gonne con pence semplice, taschino applicato e bordure a vista. Se vuoi una gonnellina più corta, questo modello è perfetto, ma è perfetto comunque per te anche se vuoi allungare la gonna e trasformarla magari in un prodotto più sobrio, tra virgolette, per così dire. Il numero prosegue nella pagina a fianco proprio con quello che stavo cercando di spiegarti prima. L'abito può diventare una giacca, un capospalla, una sorta quasi di trench da indossare in tutte le stagioni. La rivista prosegue con alcune istruzioni e approfondimenti dedicati al cucito e ripropone poi gli stessi pantaloni con l'elastico che abbiamo visto in tante salse diverse, questa volta li hanno messi con la variante tascone, ma non cambia niente. E viene proposta la blusa 123 come modello Easy, che apprezzo per una ragione ben precisa, la tipologia di scollatura. Ha una sorta di scollatura a goccia, con questo ibrido tra una scollatura a goccia e uno scollo a V, che viene adeguatamente fliselinato e rinforzato. Io ti ho insegnato a rinforzarla nel corso di scollature volume 2, me lo ricordo benissimo, e quel corso secondo me è una manna dal cielo per andare a personalizzare tutte le scollature. Mentre se sei comunque appassionata di pantaloni, i pantaloni 116 iniziano ad essere presentati in velluto a coste. Percepisci già che la rivista sta andando verso il numero settembrino, dove propone tessuti un attimo più pesanti.
completa il numero con un abito che in realtà hai già visto prima. È il famoso abito con la pence manipolata nella gonna, che vede poi questa piccola manipolazione anche sul corpetto. Ebbene, vedi, se cambi il tessuto e magari ci attacchi un colletto a fascetta piuttosto che un colletto con fiocco a foulard, la tipologia di abito cambia completamente. Io amo un colletto un po' alzato negli abiti, perché conferisce un look estremamente femminile e romantico. La shirt che avevamo visto all'inizio del numero, per la quale ti avevo detto che queste pieghe erano interessanti e che la t-shirt era molto morbida e la potevi dunque realizzare in tanti tessuti anche freschi per l'estate, può essere realizzata in realtà con la lunghezza shirt, ma mi permetto anche di consigliartela alla lunghezza ginocchio, inserendo poi un cinturino elastico in vita per andare a trasformarla in una sorta di abitino fresco per l'estate. Il numero prosegue con lo stesso tipo di scollo che avevamo già visto nella variante t-shirt in precedenza, semplicemente portato più lungo, trasformato in abito, messo uno spacco a lato e cambiato completamente il materiale. Cioè, se tu scegli, come in questo caso, un materiale molto più leggero e fluente come il jersey, la viscosa, anche lo scollo diventerà molto più floscio, molto più morbido, molto più cascante rispetto alla scelta di un tessuto rigido che dà sostegno e geometria. Ritorna quell'abito che avevi visto rosso nel shooting sul mare, effetto polo, che ti avevo detto che si poteva fare anche in cadì di lana, e torna in questo caso con una tinta fantasia e sempre questa lavorazione di scollatura a polo. Abbiamo l'ultima pagina dedicata ancora al fantastico mondo in realtà dello Chanel, perché la gonna viene riproposta con queste taschine in un tessuto meno Chanel, perché questo è un tessuto jacquard, un tessuto bouclé, quindi tessuti che sì, non sembrano Chanel, ma pensaci, la gonna è la stessa, la giacca è la stessa, gli hanno attaccato un colletto questa volta, mentre nella giacca in versione Chanel il colletto non c'era, e ci cambiano la forma delle tasche perché non sono più applicate, ma sono delle finte tasche con pattina con un bottone gioiello. Hai capito che la giacca è sempre la stessa, ma che l'effetto che ottieni è diverso ed è pur sempre una Chanel. E guarda, questa giacca con questa gonna, qualunque sia la lunghezza della gonna, sarà un capo passepartout sempre alla moda. Ci attacchi poi questa martingala dietro, non ce la attacchi. Lo stampo di base è sempre una giacca dritta con una pence orizzontale. Interessante ragionamento. Burda ci dà poi l'anteprima destinata a quella che sarà il numero seguente che ci accompagnerà nel Burda di settembre. Grazie per aver condiviso con me questo sfoglio di rivista. Se ti è piaciuto, lasciami un bel pollice alzato sotto questo video e scrivimi nei commenti qual è il modello che ti ha appassionato di più. Noi ci vediamo al prossimo video!